Signore e signori, benvenuti a questa seconda puntata di... Abbiamo deciso che, all'unanimità con me stesso, che il nome di questo format sarà Quattro Chiacchiere e una Canzone. Giusto. Chissà perché. Oggi un grande ospite qua, un mio amico, carissimo amico, Claudio Pinori! Un grande onore per me essere al Borsom Studio. Studio famosissimo di registrazione della Valdera. Sì, sì, soprattutto di tutto il comprensorio del cuoio. Esatto. Che si restringe ulteriormente. Comunque, dai, è un grande piacere essere qua con Claudio. Vorrei che Claudio ci raccontasse qualcosa per far sapere anche a chi non lo conosce, anche se tutti quasi lo conoscono, cosa fa, cosa solitamente, ecco, cosa... La settimana prossima è il mio compleanno. Bene. Mi si è rotto il CD nella macchina, se volete. Oh, scherzo. Colletta, no. Dopo. Cioè, Ivan qui dovrebbe qua. Fa piacere essere qui nel tuo studio per questa idea di trasmissione che hai avuto. Mi piace tantissimo. Poi mi piace tantissimo fare le cose con te, perché è stata un'esperienza già di vecchio tempo. Non so se tutti lo sanno, della storia dei Pooh. Ah, Claudio, abbiamo fatto un duetto, due chitarre con canzoni dei Pooh, ed è stato difficilissimo. Ogni tanto sa che me lo richiedono. Chissà, facciamolo. Facciamolo, dai, che è bellissimo. Ebbene, cosa ti dico? Mi ha chiamato, tanto bene male la gente che segue la tua trasmissione. Beh, ma questo verrà messo su YouTube, quindi ti vedranno in tutto il mondo. Ecco, quindi se vuoi puoi parlare anche in inglese. Mi presento. Ok. No, parliamo in italiano. Buonasera, sono Claudio Pinori, canto nel tributo a Vasco Rossi Il Resto della Ciurma. Suono la chitarra da qualche annetto prima, mi sembra che quest'anno siano tipo 45, qualcosa da quando del genere. Entrambi avevamo i capelli. Entrambi, sì. E niente, come Samuele, la musica è diventato la nostra cosa più importante della vita, è diventato un lavoro e abbiamo la fortuna di poterlo fare. Esatto, che poi quando lo fai tu ci viene sempre un sacco di gente a cantare le canzoni col Pinori. Facendo il tributo a Vasco è comunque un genere che porta la gente, noi ci mettiamo il cuore, e quindi almeno io, ma anche quelli che suonano con me, tutto il resto della ciurma, appunto. Bene, bene. Poi volevo dire che Claudio ha anche un altro grande talento, oltre a quello della musica, che è quello della griglia, perché quest'uomo è il re della griglia, ha un barbecue a casa che è diventato praticamente la moglie lo voleva mandare a vivere lì, perché è abbastanza grande. C'entro dentro. Sì. E quando ci invita e andiamo a casa sua a mangiare, sicuramente non vieni via che dici mi è rimasto un po' di languorino, perché c'è ste bistecche, insomma, che... No? Bene, tanto la tua trasmissione farà sicuramente successo. Se io non decollo con la musica, aprirò un ristorante. Ok, va benissimo. Dai, allora abbiamo fatto veramente queste quattro chiacchiere, quindi ringrazio ancora Claudio per essere qua nel mio spazio, il secondo ospite che ho chiamato subito perché era veramente d'obbligo. E adesso facciamo una bella canzoncina. Sì, però fuori da Vasco ne facciamo un'altra. Okay. A noi piace De Gregori, a entrambi facciamo un pezzo di De Gregori. Facciamo un pezzo di De Gregori. Prendi la chitarra, così la facciamo. Allora, signori, buona visione. Signori e signori, Claudio Pinori. Samuele Borso. Sole sui tetti dei palazzi in costruzione, sole che batte sui campi di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Pino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.
giocatore, vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne visti, quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni per una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Io non capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento. Allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'aria, tirò senza guardare, il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Pezzo di De Gregori di cui parlavo prima. Pinori, Borso. Ciao. L'ordine delle cose